Non avete sopportato vederla scendere dall'aereo vestita come una donna somala, islamica? Spiegatecelo voi il dress code che deve avere una donna rapita. Se le aveste visto i capelli sarebbe stata ok. Doveva indossare i jeans? Jeans a zampa di elefante tipo anni 70? Oppure più stretti? Le volevate vedere il culo? In quel caso sarebbe andata bene? Oppure troppo per una ragazza tornata da un rapimento di 18 mesi? Ditecelo voi come si deve vestire una donna, dai! Non vi è andato bene che sorridesse e scesa da quell'aereo, abbracciando la mamma, la sorella, il babbo. Ditecelo voi il sentimento che bisogna provare in quei momenti. Voi che sapete tutto, voi che la vita l'avete vissuta fra il biliardino, il calcetto e una bestemmia. Avrebbe dovuto piangere, Silvia Romano. E quanto piangere? Del tipo inconsolabile? Oppure smettere quando il presidente del consiglio la salutava? L'avete attaccata alle caviglie come dei cinghiali, insultandola perché ha detto di essersi convertita musulmana. E allora? I musulmani rapiti non si liberano più. Avremmo dovuto lasciarla morire in mano ai terroristi in base alla sua religione. Perché questo di solito è esattamente quello che fanno i terroristi: distinguere le persone in base alla religione e scegliere chi salvare e chi no. I terroristi lo fanno però, non le persone democratiche. Ecco, islamica no. Ma se fosse stata buddista, atea, agnostica, cattolica? Perché anche Hitler era cattolico e battezzato, eppure Cristo. Per dire che la religione a cui si appartiene non è mai un buon metro di giudizio per decidere chi salvare e chi no. Poi vi siete inventati una cifra riguardante il suo riscatto e senza nessuna conferma l'avete spalmata sui social e gridato che era troppo alta. Ditecelo voi allora, qual era la cifra secondo voi giusta da pagare? Quanto vale la salvezza della vita di una persona secondo voi? Una cena in pizzeria? Un menù fisso di sushi? 100 euro? Ci stiamo? Sarebbero andate bene. 1000 euro? E se avessero chiesto 5000 euro per lasciare viva Silvia Romano? Fatemi capire quanto sareste stati disposti a spendere delle tasse che spero paghiate, ma penso proprio di no. Cari odiatori, hater, vigliacchetti con la tastiera in mano, togliete i vostri artigli dalla carne viva di Silvia Romano. E scusatemi se non mi commuovo di fronte alle frecce tricolori, se l'azzurro Savoia non mi eccita. Chiedo venia se il concetto di patria utilizzato per escludere chi non è nato qui mi provoca le bolle e l'irritazione morale. Ma la verità è che io al mio paese tengo più di voi. Io festeggio quando una persona viene liberata dal gioco terrorista e riportata a casa. Esulto perché l'intelligence italiana ha saputo fare il suo lavoro. Esulto perché una ragazza che è partita per regalare sorrisi in luoghi dove sorrisi ce ne sono pochi, è viva. Sia chiaro, qualsiasi cosa dica o faccia oggi Silvia Romano non può essere giudicata senza tenere presente quello che ha subito. Non vi chiedo di mettervi nei suoi panni, non siete in grado neanche di vivere in quelli vostri, di semplici esseri umani. Dovremmo semplicemente comprendere che il suo rapimento non è finito e che ogni insulto, ogni violenza è un aiuto al suo continuum. In Inghilterra, chi disse che il sussidio di disoccupazione stava rovinando il paese, Charlie Chaplin rispose che senza il sussidio di disoccupazione non ci sarebbe stato nessun paese. Io credo che senza un impegno dell'Italia a riportare sempre a casa le sue figlie e i suoi figli, compresi quelli oggi ancora nelle mani dei rapitori, non ci sarebbe l'Italia. Viva l'Italia! Viva Silvia Romano!